Ciao a tutti, oggi ho voluto fare il video tag Confession of a Beauty Vlogger. Non ho voluto chiamarlo Beauty Guru perché non mi sento tale, non mi definirei mai tale. Volevo farlo da un sacco di tempo, però volevo editarlo in modo particolare, quindi vedete che siamo in due, io farò le domande e lei risponderà. Quindi spero che il video vi piaccia, iniziamo subito, le domande sono 14 e secondo me è un tag molto molto carino per conoscerci meglio e per capire cosa ci sta dietro a quello che poi vedete pubblicato su YouTube. Quante ore al giorno impieghi per editare i tuoi video? Allora, per registrare i video ci metto un sacco perché comunque faccio tutte cose, mi vengono in mente un sacco di idee particolari, quindi le riprovo mille volte e per editare ci metto davvero tantissimo perché poi fare gli effetti diventa una cosa veramente lunga, quindi quasi 2 giorni a settimana. Seconda domanda, sei una che spende o una che risparmia? Ma in generale sono una che spende fin troppo più di quello che dovrebbe, quindi assolutamente una che spende, l'avrete capito ormai. Terza domanda, quando è più facile filmare per te? Per me è più facile filmare nel pomeriggio, primo pomeriggio, quindi subito dopo pranzo o comunque insomma a metà pomeriggio, mai dopo le 5, non mi piace, preferisco editare a quell'ora. Domanda numero 4, cos'è che ti mette a tuo agio quando filmi per stare davanti a una telecamera? Mi mette a mio agio parlare di fronte a una telecamera, il fatto di sapere che sono in casa mia e comunque sono tranquilla, cioè per me sto parlando con una videocamera, in realtà non è quello, ma è proprio una questione che esprimo i miei pensieri ad alta voce, quindi mi mette a mio agio sapere appunto che sto solo parlando ad alta voce. Quinta domanda, qual è la tua peggiore abitudine per quanto riguarda il trucco e i capelli? La mia peggiore abitudine per il trucco, non ne ho tantissime. In realtà ogni tanto quando sono proprio stanca, stanca morta, non mi strucco, che non si dovrebbe fare. Invece per i capelli ne ho una bruttissima, che è quella di lavare i capelli tutti i giorni, ma infatti adesso mi ucciderete per questo e so già che i commenti saranno cattivissimi, però sì, ho questa brutta abitudine che non riesco a togliermi comunque. Sesta domanda, qual è la frase che vorresti che il mondo seguisse come regola per la vita? Punta sempre alla luna, al massimo ti capiterà di perderti tra le stelle. Settima domanda, quanto tempo impieghi ogni giorno per prepararti? Durante la settimana impiego massimo 20 minuti per prepararmi, cerco sempre di ridurre i tempi perché comunque devo andare a lavoro e devo fare in fretta. Se invece ho più tempo per fare cose più importanti, dedico sì anche una mezz'ora, tre quarti d'ora, ma mai di più. Sono abbastanza una persona veloce a prepararsi. Qual è il tuo video preferito su YouTube? Il mio video preferito su YouTube non c'è un video preferito, in realtà sono quei video che mettono insieme tanti spezzoni per dire dei miei telefilm preferiti, quindi quelli che appunto uniscono le scene più belle, non so, di Vampire Diaries, Gossip Girl, dei Cesaroni che io guardo, tutti questi qua, e beh, sicuramente i video musicali. Domanda numero 9, una YouTuber che segui e che pensi meriterebbe più iscritti o più visualizzazioni? La prima ragazza che mi sento sicuramente di nominare è Glitter Makeup 83, cioè Federica di Trieste, che comunque ha già tantissimi iscritti e molte visualizzazioni, ma secondo me ne meriterebbe veramente di più. Anche lei si occupa di makeup principalmente, ma fa anche video haul, video vlog, a me piace molto. E un'altra ragazza che mi piace molto e che seguo è Kika Glam. Lei secondo me merita perché è molto simpatica, a me fa sempre molto ridere, anche se forse a livello di gusti ha dei gusti diversi dai miei, e quindi mi piace proprio avere questo confronto. La guardo perché mi piace sentire anche un altro punto di vista. E poi c'è ancora un'altra ragazza che secondo me è molto brava e il nickname me lo sono scritta perché non so neanche se lo pronuncio giusto, speriamo. Comunque è Ikawai01, ve lo lascio qui nel box perché vabbè, no, sicuramente l'avrò pronunciato malissimo. E invece lei parla di iPhone, di app, dà sempre dei consigli e sapete che io sono fissata con i prodotti Apple e quindi mi piacciono moltissimo i suoi video. Domanda numero 10, qual è il progetto per il prossimo anno che ti rende felice?
Allora, progetti fissi non ce ne sono, però sicuramente vorrei organizzare un incontro, Anche qua spero di poco. riuscire a fare questo perché me l'avete chiesto in tanti e mi piacerebbe moltissimo riuscire ad incontrare almeno una parte di voi perché siete sempre molto molto gentili e molto dolci e quindi mi farebbe davvero piacere poter avere l'occasione di incontrarvi. Domanda numero 11, qual è il momento più strano in cui hai filmato un video? Beh, diciamo che ce ne sono stati tantissimi perché comunque registrando i video all'esterno, veramente secondo me si incorre in qualsiasi tipo di stranezza. Ovviamente la gente che ti guarda ammutolita o che, non so, passa con la macchina, vede che ti stai truccando davanti a una macchina fotografica o una videocamera, allora si ferma un po' più avanti e cerca di guardare dallo specchietto e di capire cosa stai facendo. Però sono tutte state scene divertentissime, è un peccato che io non possa filmarvele e farvele vedere perché vi fareste quattro risate. Infatti sicuramente registrare fuori è il momento in cui si incorre in più stranezze che boh, davvero fanno. Davvero farebbe veramente ridere mettere un'altra telecamera che filma me che vi riprendo e potervelo far vedere perché ve la ridereste un Manca un sacco. minuto. Domanda numero 12, quanto tempo impieghi per prepararti per un video? Di solito impiego circa un'oretta perché comunque devo preparare tutte le cose che mi servono, devo capire come voglio realizzarlo e poi devo truccarmi molto spesso e scegliere qualcosa da mettere sopra perlomeno. Quindi sì, un'oretta, anche 2 ore, poi dipende dai video. Domanda 13, in questo momento indossi sotto jeans, gonna o il pigiama o una tuta? Indosso quasi sempre i pantaloni della tuta o il pigiama perché voglio stare assolutamente comoda, ma io proprio appena entro in casa mi metto in pigiama o in tuta, quindi non potrei fare video diversamente perché è una gran fortuna non doversi preparare sotto, quindi assolutamente pigiama o tuta. Domanda 14, cosa ti rende più orgogliosa nella vita? Sicuramente la mia famiglia, il fatto di essere riuscita comunque a creare una Costruire una casa vita. e a lavorare, a essere indipendente, insomma, sì, sicuramente l'indipendenza e comunque mi rende orgogliosa il fatto di avere sempre dei progetti nuovi e qualcosa di bello in testa da realizzare e che bene o male cerco sempre di trovare i mezzi per realizzarlo, anche quando magari sembra qualcosa di irrealizzabile. Le domande sono finite, spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!